Salve. In questa lezione vogliamo condurre una riflessione sulle equazioni letterarie. Ricordiamo intanto che le equazioni letterarie sono equazioni che presentano, oltre all'incognita, altre lettere, una o più lettere. La riflessione che vogliamo fare è quella relativa al significato della presenza in una equazione di altre lettere oltre all'incognita. E per fare ciò portiamo un esempio molto semplice di una equazione letteraria intera che presenta una sola lettera oltre all'incognita x. Prendiamo ad esempio l'equazione letteraria ax meno 3 uguale 4a meno 7x, dove la lettera A è libera di assumere i valori nell'insieme dei numeri interi, cioè A può assumere i valori 0, più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3 e così via. Cosa succede quando ad A sostituiamo i valori 0, più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3 dell'insieme Z? L'equazione letteraria ogni volta dà origine a una equazione numerica. Per esempio, se ad A diamo il valore 0, facendo i calcoli troviamo l'equazione numerica meno 3 uguale meno 7x. Quando ad A diamo il valore 1, l'equazione letteraria dà origine all'equazione numerica x meno 3 uguale 4 meno 7x. E così via. Mi sono fermato ad attribuire alla lettera A soltanto il numero fino al numero meno 3, ma potrei continuare ovviamente all'infinito, perché infiniti sono i valori che posso attribuire ad A in quanto gli elementi di Z sono infiniti. Cosa abbiamo trovato nell'ultima colonna della nostra tabella? Abbiamo trovato un insieme infinito di equazioni numeriche che sono rappresentate tutte dall'equazione letteraria data ax meno 3 uguale 4a meno 7x, e ognuna di esse si può dedurre dall'equazione letteraria da un particolare valore di a. In conclusione, un'equazione letteraria con una sola lettera rappresenta tante equazioni numeriche quanti sono i possibili valori che tale lettera può assumere nel suo insieme di variazione. Se l'insieme di variazione, come nel nostro caso, che era l'insieme dei numeri interi, è infinito, e allora la classe delle equazioni numeriche associate all'equazione letteraria risulterà infinita. Se l'insieme di variazione è un insieme finito, sarà finito anche l'insieme delle equazioni numeriche associate all'equazione letteraria.